Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siccome si è incardinata così la discussione, sì, e poi interverranno anche gli altri, ma siccome tu hai di fronte un parlamentare che dice è tutta fuffa, non limitarti solo a dire tecnicamente il motivo, spiegaci cosa pensi di questa inchiesta. Ma oggi ho anche, diciamo, ci credi? Spiegato. C'è a che trippa. Cosa? No, sei deciso. Io valuto le cose che vengono dette, cioè i fatti. A un certo punto nel 2021 Marcello Dell'Utri, che era uscito dal carcere, sollecitava molto il tesoriere di Forza Italia, Messina, ad avere dei soldi. Già lo faceva la moglie di Dell'Utri nel periodo in cui lui era in detenzione, hanno ottenuto milioni di euro, diversi milioni di euro. In una conversazione con l'onorevole Messina, senatore, non ricordo bene, che in teoria non poteva essere intercettato. No, era intercettato lui. E quindi lui, vale che se io parlo con Teresa intercettano me. E quindi, purtroppo... È così. E quindi che cosa accade? Che Dell'Utri dice una cosa, anzi dice più volte la sua strategia difensiva. Mi dovete dare questi soldi perché la mia difesa è anche la vostra difesa. La difesa di Forza Italia è la difesa del Presidente, perché noi camminiamo insieme. Quindi tutto questo va fatto e voi dovete pagare i miei avvocati e tutto quello che mi serve. Verissimo. Quindi si aggiungono gli investigatori. Appunto. Ci può essere forse in atto un ricatto? Quindi io riporto quello che poi, si ascolta, si dice. Comunque ha ragione, quando Dell'Utri dice la roba di Forza Italia, ha ragione, perché lì si infanga la storia di 30 anni di un partito, quindi ha perfettamente ragione. E infatti forse è il motivo per cui l'indagine dovrebbe andare avanti, in modo da mettere una parola definitiva anche alla memoria di Berlusconi. Più tardi possibile morirà Dell'Utri, poi non so con chi andrà avanti. Poi si chiude tutto. Poi si chiude. Le indagini vanno avanti perché ci sono più persone indagate. La morte del reo, cioè scusa, non è che ci sono... Non è manco reo, perché in realtà manco c'è un processo. Io devo fermare perché non è un simposio su...